Coffee Break, nella parte centrale del libro di Tobia vi è il racconto del suo matrimonio con Sara, questa donna che è stata sposa di altri mariti, ma non è in realtà stata moglie di nessuno, perché durante la prima notte il demonio Asmoneo, che in qualche modo la teneva in scacco, glieli uccideva. Allora, che cosa accade? Che Sara vuole togliersi la vita perché è un disonore per la propria famiglia e non lo fa per non accrescere ulteriormente la sofferenza del padre. Viene accolta però la sua preghiera, Dio si ricorda di lei e Raffaele, l'angelo che è compagno del viaggio di Tobia, è in realtà inviato anche per togliere questo demonio da lei. Nel capitolo ottavo vi è il racconto del loro matrimonio e la prima notte di nozze Tobia prega. Ho scelto un versetto di questa preghiera perché è veramente significativo. Il versetto è il settimo e dice così: Ora non per lussuria io prendo questa mia parente, ma con animo retto. Degnati di avere misericordia di me e di lei e di farci giungere insieme alla vecchiaia. La preghiera è in bocca a Tobia, ma viene confermata dall'amen che Sara stessa dirà subito dopo. Perfetto. Che cosa dice questo versetto? Dice che il tempo che noi trascorriamo con le persone che amiamo, forse le diamo anche per scontate, tanto o poco che sia, è segno della misericordia di Dio. Il vivere delle relazioni d'amore è segno di benevolenza da parte di Dio, di noi stessi e dell'amato. Credo che sia un pensiero molto bello, utile anche per la nostra giornata di oggi. Intanto che sorseggiamo il nostro caffè, proviamo a pensare al tempo trascorso con l'amato che non è dovuto, ma è segno della misericordia di Dio. È pronto il nostro caffè.